E salve a tutti ragazzi, benvenuti su un altro video di Cortex Gaming. Siamo qui nel Gran Premio di Ungheria. Siamo stati un po' schifati dalle prove del Cortex che era arrivato bene all'ultima fase della qualifica, solo che poi è arrivato decimo, quindi ultimo nell'ultima sessione. Quindi partiremo dalla decima posizione nella gara del Gran Premio di Ungheria. C'è il sole stavolta, quindi dopo due vittorie consecutive, non lo so se è la terza, il Cortex riuscirà a vincere. Partenza comunque, attenzione, si scaldano i motori, sono 18 giri del Gran Premio di Ungheria e via! Partenza, via, sono partiti Kobayashi subito all'attacco, vediamo Massa numero 7, Kobayashi 8, io dove sono? Sono nel mezzo, vediamo un po' cosa mi succede. Avanti, 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 benissimissimissimissimi così. Volevo tentare di fare una specie di telecronaca triste, ok. Oh, Kobayashi, Kobayashi ce la fa, si inserisce, Cortex si inserisce tra i migliori, se ne va tallonato da una Red Bull, da una Red Bull, Cortex, benissimo, dai su. E via, guadagna la quarta piazza. E la perde anche, attenzione. Dai su, dai su. Concitato, concitato. Le due macchine di là se ne sono andate. Lui passa. Non passa il Cortex, non passa. Passa, è passato, è passato. È passato. E adesso all'inseguimento di Nico Rosberg ed Hamilton. Iniziare a piovere, oddio mio. Ripiove, cazzo di Buddha. Ma quelli lì davanti non sbagliano un colpo? E sbagliate un po'. Ne stanno andando, signori. E nel rettilineo loro sono più forti. Io cercherò di fare un giro in più di quando mi dicono di andare ai box, vediamo se guadagno qualcosa rispetto a loro. Dovremmo andare box intorno all'ottavo, settimo, ottavo giro.
sono un po' avvicinato, eh. Infatti ho fatto il miglior giro. Al quarto posto c'è un 5%, è bellissimo. Meraviglioso questa cosa di questa mod. Hamilton, caro Hamilton, ti vedo. Monocio DRS io stavolta, quella. Ciao ragazzo, è uno col DRS beccato. Vediamo il secondo. Ancora giro veloce del Cortex. Ho sbagliato, cazzo signore, ho sbagliato, porca Eva, porca, boom, ciao. Ho sbagliato sto giro alla grande, infatti se ne sta andando, porcaccia la miseriaccia. Taglio curva, va bene, bene, avvertimento, sì. Mi devo avvicinare. Non lo devo fare più però, Cortex, mi raccomando.
sbagliato, volevo tagliare, invece ho fatto niente. Eccolo, che cazzo fai? Dove vai? Ti spezzo le carotidi. Girotto ancora non mi chiamano ai box. Ah, sosta, mi hanno chiamato. Quando si se lui si ferma io vado diritto. Che è questo sbandamento totale? No, 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 io vado diritto. Ok, lui si è fermato, credo. No, non si è fermato. Non si è fermato il demenzio. Io mi devo fermare per forza, sta piovendo. Non si è fermato come me questo fenomeno. Cacchio, paraindustriale. Non ti si può fondere il motore, Rosberg, per favore. Ok, pit stop. Dai, 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 che rimani secondo, devi rimanere secondo. C'è nessuno. Otto giri, Rosberg, non potresti sbattere in un guardrail, per favore? No, eh.
mi è scappato, ragazzi, che devo fare? Stavo guardando le macchine dove erano di distacco. Cacchio. Ormai il primo posto è andato, signori, peccato, potevo fare triplete e invece niente, a meno che non gli piglia un ictus alla macchina di Rosberg, io non posso arrivare primo. Ok, quindi tutti di nuovo ai box, fra poco. Ma come taglio? C'era... Beh dai, è già 15 volte che taglio, meno male. È uscito Rosberg, attenzione, no, è uscito qualcun altro. Almeno. Andate a cambiare le gomme Rosberg, per caso, sì! Andate a cambiare le gomme. Sono tutti a cambiare le gomme, forché me... Perché non mi dici di andare a cambiare le gomme? Ho detto che non è un problema per le mie gomme, quindi vediamo. Ci mancano 5 giri. Che faccio? Devo resistere così? C'è un miliardo di chilometri di vantaggio, magari, boh.
E mi sa di no, sa. Niente, non mi dice niente, quindi boh, io vado. Continuo a spingere che... mi supera alla grande fra poco. Cazzarola, mi sa che mi gioco anche il secondo posto. Eh sì. Ma forse no, forse il secondo posto no. Sì. Secondo, quarto, terzo, tutto me ne sono giocato. Ma che cazzo di gomme mi hanno messo? Ma dai! Ma tanto vale proseguire in quel modo lì, dai, no! Che tristezza! Scio! Che tristezza, signori, veramente, guardate, incredibile. Buttalo fuori a questo, va. Sei sorpassi vietati, ma chi vuoi sorpasso con questa mezza velocità che ho, dai. Purtroppo mi sa che manualmente dovevo cambiare le gomme, che bello, ma non mi ricordo qual è il pulsante. Ok, arriverò ultimo, nettamente, non credo di prendere manco un punto. Che vergogna, signori. Che tristezza. Ero primo a 3 giri dalla fine.
non faccio altro che ritirarmi, che faccio prima. Signori, un ritiro amaro per Cortex. Ritiro dalla sessione, sì, certo. Perché? Perché non mi ricordavo più e pensavo che voi mi cambiaste le gomme. Povera a noi. Niente, stavo recuperando, è come al solito. E vabbè, rimango terzo nel mondiale. Sì, disperazione totale, signori, disperazione totale. E va bene. E quindi vi saluto, un po' disperato, diciamo la verità, per quanto successo al Gran Premio d'Ungheria, e ci sentiamo col prossimo video di Cortex Gaming. Ciao a tutti, ragazzi.